Noi ci siamo già espressi sempre nella stessa maniera, non abbiamo detto nulla di diverso dall'epoca, quindi, ma ripeto, questa oggi non è una conferenza stampa per quanto riguarda le comunali e ripeto, non sono la persona che è intitolata per dare informazioni su questo argomento. I 5 Stelle restano fermi sulle loro posizioni, la tentazione primaria che aleggia nel centro-sinistra barese a partire dai civici non conquista il movimento, fermo sul no ai gazebo e all'ipotesi di consultazione pubblica, al momento ancora sullo sfondo. Dopo l'epifania sarà il PD a riconvocare il tavolo, ma sul programma, recependo le indicazioni dell'area della convenzione in fatto di gruppi di lavoro e documento di sintesi conseguente, l'operazione disgelo va avanti, con l'obiettivo di avvicinare le posizioni dei Dem e del penalista Michele Laforgia. I primi restano fermi sull'idea di un profilo di mediazione massima, sul quale punterebbero le fiche anche i Verdi se avesse il volto del capo di gabinetto uscente, del sindaco Vito Leccese, e poi c'è un altro pezzo dei Dem, come l'assessore allo sport Pietro Petruzzelli, che preme per rimettere in campo la terna di nomi interna al partito, senza contare che nell'altra metà campo cresce anche un'altra tentazione, un corteggiamento alla numero uno della protezione civile regionale Barbara Valenzano, ingegnera come De Caro e alla quale si guarda rigorosamente bipartisan. È logico che il referente provinciale e quello regionale interagiscano con Roma, ma non credo che ci sia una decisione da Roma che imponga dei diktat.